Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo in Malesia, più esattamente nel Borneo tra Bintulu e Miri. Sono in spiaggia, sono qui con la mia moto, ho fatto oramai decine di chilometri, veramente questa spiaggia qui è deserta, proprio non si incontra nessuno, e è una spiaggia quindi pulitissima, naturale, molto bella. Vi do un po' una presentazione, ecco, questa è la mia moto, la mia compagna di viaggio. Volevo far vedere un posto perché è molto bello. Adesso io andrò più avanti, poi mi pulcerò qui nel, mi farò un bel bagnetto qua, che il posto è bellissimo, c'è il sole, si sta bene, l'aria calda. Vi faccio un po' vedere, vi coinvolgo nel mio viaggio. Ecco, come potete vedere il posto è veramente notevole. Vi faccio vedere un po' anche com'è di lato, qua c'è una roccia, comunque un alternarsi, c'è un po' di tutto, qua c'è un posto veramente bellissimo. Si sente il rumore del vento, è bello, c'è caldo, il sole, però c'è anche quella brezza, il caldo non ti dà fastidio. Ecco, in questa zona è impossibile arrivarci diversamente perché non ci sono strade che la costeggiano. Io ho percorso l'unica strada, guardate qui quanti camperetti scappano. Adesso purtroppo la mia macchina fotografica non è di qualità e sto anche andando, comunque la spiaggia è piena di gamberetti, di granchietti, ecco, più che gamberetti sono i granchietti, quelli tipici delle spiagge. Guardate la roccia, lì c'è un'insenatura, ma veramente bello sto posto, proprio non mi pensavo. Ecco, siamo tra Bintulu e Miri, ve lo consiglio se venite in Malesia. Ecco, chiaramente occorre una moto per venire qua, una moto, quelle piccoline qui del posto, non prendete una moto che sia grossa di cilindrata perché una moto pesante sulla spiaggia non, qui non ce la fa mica ad andare perché affonderebbe nella sabbia, ci vuole una moto molto leggera. Quelle che usano loro che sono 110 di cilindrata, 150, leggerissime, hanno il telaio di un motorino. Ecco, con queste qui ce l'ha fatta ad andare tranquillamente perché sono, in realtà sono delle moto ma sono l'equivalente dei nostri motorini, pesano poco più di un ciao, un sì, ecco. Ecco qua siamo arrivati al capolinea, no, in realtà ce la dovrei fare. Ecco, ho attraversato il fiume, mi sono bagnato le scarpe. Che figata, bellissimo sto posto.
Eccoci qua, le spiagge incontaminate del Borneo. Ecco, là in fondo ho visto anche passare una scimmia a quattro zampe che camminava, veniva fuori dall'acqua, non so cosa è andato a fare lì. Guardate il paesaggio, qua è fenomenale. Ecco lì in fondo si intravede qualche cosa, andiamo a vedere, c'è qualcosa lì nel bagnasciuga dove ci sono le onde, sembra una palma cresciuta fra le onde, non lo so, andiamo a vedere. Qui c'è un altro rigagnolo. Eccoci qua, siamo giunti in questo posto bellissimo, vi ho coinvolti in questo mio viaggio emozionante, questa è una spiaggia veramente incontaminata, un posto molto bello, bisogna stare attenti perché adesso nelle strade all'interno, qui quando ci sono questi rigagnoli, c'è scritto di stare attenti che c'è il coccodrillo, per cui forse è meglio, ecco, se venite da queste parti non addentratevi nei rigagnoli così perché c'è il coccodrillo.